Mignaro alla mostra sulle grandi navi nella sede dell'Ordine dei Giornalisti. Il primo cittadino dice: chi non le vuole dà denuncia. Parco dei divertimenti a Tessera, il Movimento 5 Stelle all'attacco, il sindaco pensi a rilanciare piuttosto l'area di Porto Marghera. I profughi rifiutano di nuovo il cibo, Zaia dovrebbero solo ringraziare e poi aggiunge Alfano inizi la redistribuzione dei migranti proprio da Eraclea. La guerra del Natale, ambulanti contro l'amministrazione in piazza Ferretto, tutti o nessuno, ora rischia di saltare il tradizionale mercatino. Dichiarata disabile all'80%, ma ora l'assicurazione con cui aveva stipulato un contratto rifiuta di saldarle il mutuo. Treno si guasta di prima mattina, la linea Castelfranco-Venezia va in tilt, 4 cancellazioni e convogli in ritardo. La denuncia dell'avvocato Scarpa Basteri, il Venezia Football Club sta usando il marchio del Venezia Calcio senza averne il diritto. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia Mestre, edizione di martedì 7 ottobre, abbiamo tante notizie, tanta cronaca, iniziamo però dal sindaco Luigi Brugnaro che a sorpresa è andato a visitare la mostra fotografica sulle grandi navi allestita all'interno della sede dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto. Ha guardato le foto e poi ha detto in maniera chiara: chi non vuole le grandi navi è da denuncia, sentiamo. Fuggevole incontro tra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e una trentina di attivisti dei comitati No Grandi Navi in occasione dell'inaugurazione di una mostra sul tema allestita dall'Ordine dei Giornalisti. Gli attivisti hanno consegnato una delle ormai celebri bandiere del loro movimento al primo cittadino, che l'ha accettata senza però cambiare idea su quelli che considera suoi avversari. Sono anni che ritardano la soluzione al problema, ribadisce, con le navi che nel frattempo continuano a passare per San Marco. La loro è una responsabilità storica. Ci auguriamo anche noi che le navi passino attraverso Malamocco, ma intanto i barchini che passano davanti alle navi da crociera provocano rischi enormi e sarebbero tutti da denunciare. Manifestare con le bandiere è legittima opposizione, ma non democrazia. Il futuro delle navi è l'arrivo a Porto Marghera, ma ora dobbiamo pensare a salvare posti di lavoro. Quanto alla mostra, diversa nello spirito dalla discussa esposizione di Berengo Gardin, che Brugnaro non ha voluto a Palazzo Ducale, il sindaco esprime apprezzamento. Ringrazio per l'operazione verità, dichiara, e per aver capito la necessità di essere super partes. A me le navi piacciono e a Porto Marghera siamo i più bravi del mondo a farle. Per noi le navi sono il simbolo di Venezia, ma non per questo devono piacere a tutti. Nelle scorse ore si è parlato del possibile acquisto delle aree del quadrante di Tessera in un'ottica di un grande progetto di sviluppo dell'area. Il Movimento 5 Stelle passa il contrattacco e dà un'indicazione al primo cittadino: sviluppi e rilanci piuttosto la zona di Porto Marghera. Sentiamo. Questa convergenza tra Marchi e il sindaco è comunque piuttosto preoccupante. Preoccupante perché si è deciso di portare avanti la previsione del quadrante Tessera, che secondo noi invece è una previsione sbagliata, cioè urbanizzare nuovi 100 ettari e passa di terreni agricoli per farci una cittadella del divertimento, per noi è sbagliato. I piani del comune di Venezia e di Save, tornati d'amore e d'accordo dall'insediamento a Caffarsetti di Luigi Brugnaro, non piacciono al Movimento 5 Stelle, da sempre contrario all'urbanizzazione di una larga fascia di terreni agricoli a ridosso dell'aeroporto Marco Polo. Anche l'alta velocità è un progetto che non ci convince, puntualizza il capogruppo in consiglio comunale Davide Scano, anche se la paga lo Stato sono comunque soldi buttati. È sufficiente un normale collegamento ferroviario tra la stazione ferroviaria di Mestre e l'aeroporto. L'idea di portare l'alta velocità in questo tratto non ha alcun senso. Il progetto di un grande parco divertimenti non dispiace invece ai grillini, che però preferirebbero vederlo a Porto Marghera. Sarebbe un modo, sostengono, per rilanciare una zona che al contrario di Tessera ha assoluto bisogno di un intervento. Porto Marghera ha 3.300 ettari di terreni da utilizzare, da riqualificare, e lì vanno fatti gli investimenti. Il sindaco parla sempre di Porto Marghera, vuole togliere il vincolo del SIN, sito di interesse nazionale, per accelerare le bonifiche, però poi dice che gli investimenti vanno fatti in mezzo ai campi di pannocchia, insomma a Tessera. Adesso parliamo di quella che abbiamo ribattezzato nei titoli la guerra del Natale, cioè quella tra l'amministrazione e gli ambulanti che dicono: in piazza Ferretto ci andiamo tutti o nessuno, e adesso il tradizionale mercatino, che richiama tante persone, rischia di saltare sul serio.
Niente mercatino di Natale nel centro di Mestre. All'origine della decisione degli ambulanti, l'ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro che vieta la collocazione delle bancarelle in Piazza Ferretto per motivi di decoro. Gli altri spazi del centro non ci consentono di mettere in atto alcuna iniziativa, si lamentano i commercianti. Senza la piazza non si farà alcun mercatino. Tutta l'area antistante il centro commerciale delle Barche è occupata dai mercati settimanali e dai mercati straordinari. Rimangono libere alcune piccole vie tipo via Palazzo, via Allegri, che non danno nessuna continuità con tutto il resto della piazza e quindi creano degli spazi vuoti dove la gente sicuramente non passeggia. Parlare di decoro in relazione alle nostre bancarelle, amatissime dalla cittadinanza, non ha alcun senso. Sostengono da Confesercenti, la nostra presenza è un elemento che qualifica il centro, non certo lo degrada. Faccio sempre l'esempio delle altre città, non so, a Verona abbiamo il mercatino sotto l'Arena, a Milano abbiamo il mercatino sotto il Duomo, a Roma in Piazza Navona, eccetera, eccetera, eccetera. In tutte le città i mercatini sono in centro perché è proprio la parola del Natale che parla di mercatini. Mercatini a Natale si passeggia in centro, altrimenti i centri diventano quelli virtuali che sono quelli della grande distribuzione. Abbiamo provato senza successo ad avviare un dialogo con l'amministrazione, protestano i commercianti, ma l'assessore dimissionario non ha alcuna voce in capitolo, mentre col sindaco non siamo riusciti a parlare. Attualmente non abbiamo dialogo, abbiamo chiesto un incontro e l'incontro non c'è stato. Gli assessori non si esprimono, dicono perché la decisione è del sindaco, ma il sindaco non l'abbiamo ancora incontrato e mancano 50 giorni all'allestimento delle strutture. Adesso parliamo della vicenda legata al marchio del Venezia Calcio. L'avvocato che si è aggiudicato questo marchio dopo un'asta punta il dito contro la nuova società e dice sostanzialmente me l'hanno copiato e lo stanno usando senza averne il diritto. Sentiamo. Ha vinto l'asta aggiudicandosi il marchio Calcio Venezia, quello per intenderci della società del Fuco Rablin fallita durante l'estate, spendendo 26.000 euro. Poi la beffa. Gli americani se ne sono fatti uno identico in barba all'aggiudicazione. Concedo il beneficio del dubbio e del termine in questo caso alla parte americana, perché la parte americana potrebbe magari non essere stata totalmente informata dell'esito di un'asta a cui ha partecipato la precedente dirigenza della società FBC Unione, che poi sostanzialmente è l'attuale dirigenza del Venezia FC. Hanno perso l'asta e non hanno voluto rispettare l'esito di un provvedimento che è stato, diciamo, preso dal curatore fallimentare e dal giudice fallimentare, che mi ha visto vincitore di un'asta dove, in base alla quale io sono pieno titolare dei diritti sul marchio calcistico del Calcio Venezia. Ora l'avvocato Scarpa Basteri chiede giustizia ed è pronto a presentare ricorso contro l'operato della nuova società. Sì, ho intenzione di tutelare il mio diritto di cittadino perché ho acquistato un marchio di importanza nazionale, perché rappresenta la storia del Calcio Venezia e questa cosa qua è nota a me ed era nota a loro e quindi ovviamente intendo agire per la tutela del mio diritto in tutte le sedi giudiziarie competenti. Scarpa Basteri non chiude definitivamente la porta e lascia aperto uno spiraglio, lanciando un messaggio chiaro alla dirigenza del Venezia Football Club. Alla nuova dirigenza do un messaggio di apertura, nel senso che, voglio dire, se la nuova dirigenza iniziasse finalmente a rispettare l'esito dell'asta e decidesse di cambiare denominazione e logo, utilizzando magari una denominazione che potrebbe essere Venezia Mestre 1987, che per me è la più rispettosa del volere dei tifosi che segue quella squadra, da parte mia ci sarebbe una ampia apertura. Adesso parliamo della situazione dei profughi, dei migranti a Eraclea, ospiti del Residence Le Mimose. Nel fine settimana sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma laddove uno dei migranti aveva cercato di staccare con un morso l'orecchio a un suo interlocutore. I migranti hanno rifiutato nuovamente il cibo, ha parlato il governatore Luca Zaia, che vediamo in queste immagini, ha detto il cibo è sacro, dovrebbero questi migranti solo ringraziare. Poi punta il dito e attacca il ministro dell'interno e dice: Alfano, inizi da Eraclea la redistribuzione dei migranti, dovevano già andarsene prima dell'inizio dell'estate. Zaia ricorda infatti che il premier Renzi gli ha telefonato direttamente promettendogli lo spostamento che evidentemente non è avvenuto. E adesso altre notizie di cronaca dalla città e la provincia, sentiamo.
accende un mutuo in banca ma poi si ammala gravemente. Avrebbe diritto all'estinzione del finanziamento, ma la compagnia assicurativa non intende risarcirla aggrappandosi al fatto che una componente della sua invalidità è di tipo psichico. Protagonista della vicenda è una 39enne residente a Santa Maria di Sala che per far valere i suoi diritti si è rivolta a uno studio di specialisti. La donna, che nel 2011 aveva acceso un mutuo di circa 50.000 euro, ora si trova in enorme difficoltà e dovrà ricorrere alla giustizia. Mattinata da dimenticare per i pendolari che si muovono in treno sulla linea tra Venezia e Castelfranco Veneto. A causa di un guasto, infatti, il treno regionale 5704 con partenza da Venezia a Santa Lucia poco prima delle 7 ha accusato un guasto all'altezza di Spinea. Un contrattempo che l'ha inevitabilmente fermato sui binari, mettendo in difficoltà a cascata anche il resto del traffico ferroviario. Il convoglio, diretto nel Trevigiano, ha raggiunto la stazione di Noale con 70 minuti di ritardo, riuscendo poi a continuare la propria corsa. Nel frattempo però RFI è stata costretta a rimodulare il servizio, 4 le cancellazioni, numerosi i treni in ritardo. Confcommercio Ascom Venezia avverte: alcuni malviventi hanno elaborato un sistema di truffa specializzandosi in particolare nei negozi di moda. Le segnalazioni sono pervenute all'associazione direttamente da alcuni operatori commerciali, vittime dei tentati raggiri messi in atto da parte di falsi controllori di estintori. Il meccanismo è lo stesso, rodato. Una persona si presenta in negozio sotto le mentite spoglie di dipendente della ditta incaricata alla manutenzione e al controllo degli estintori, simulando una specie di revisione, anche perché effettivamente sarebbe prevista per legge ogni anno. La truffa si conclude nel momento in cui il falso controllore compila una finta ricevuta per la prestazione, mettendo l'operatore commerciale nelle condizioni di dover pagare. La polizia ha arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti stavano controllando l'area dei giardinetti di Via Piave e Piazzale Bain Sizza. Il giovane, 18 anni, alla vista dei poliziotti ha tentato di far perdere le proprie tracce ma è stato intercettato e fermato. Durante la perquisizione in questura sono saltati fuori 22 involucri di eroina per un totale di circa 15 grammi, un grammo circa di marijuana, oltre a 240 euro in contanti. A Mestre e a Lido stanno per entrare in vigore le due delibere che modificano la viabilità. Per quanto riguarda la ZTL, sarà spenta da venerdì 9 ottobre, ovviamente sospensione che riguarda un determinato periodo, cioè dalle 18 del venerdì alle 3 del lunedì. E in più ci sarà, sempre per quanto riguarda le nuove delibere, la sosta meno cara a partire da sabato 10 ottobre. Entrambe le delibere scadranno alla fine di gennaio 2016, in particolare il 31 gennaio 2016. Per quanto riguarda la sosta, diminuiscono le tariffe, poi torna la gratuità nella pausa pranzo, quindi dalle 13 alle 15 dei giorni feriali. E a proposito di mobilità, guardate cosa è successo oggi a Venezia. A Venezia, con ogni mezzo possibile e immaginabile, non si sono mai fermati gli arrivi di visitatori a due ruote nel capoluogo lagunare durante l'estate appena passata. Mercoledì mattina nuovo intruso, immortalato immediatamente dai cellulari. Tanti ciclisti in effetti non si accorgono nemmeno del divieto e così inforcano le proprie biciclette. Non si è accorto dei cartelli anche questo autista rumeno che in mattinata in Piazzale Roma con il suo tir si è incastrato nella curva del parcheggio sosta breve. L'auto articolato si è dovuto fermare all'angolo del piazzale che confina con i tre ponti. Dietro il mezzo pesante si è formata in pochi minuti una lunga coda di auto strombazzanti. Sempre in mattinata si è verificato l'ennesimo ritardo alla corsa del tram di Mestre attorno alle 8 a causa della caduta di un ciclista sulla piattaforma tranviaria. Il convoglio è rimasto bloccato fino all'arrivo della polizia locale e dei sanitari del SUEM, in tutto una ventina di minuti. Andiamo a vedere il nostro TG Linea Aperta di questa settimana con l'aiuto della grafica. Parliamo naturalmente dei VIP del mondo che dispensano consigli su Venezia. Potete dirci la vostra, anche se non siete dei VIP, naturalmente contano molto di più le vostre opinioni, con un SMS al 340-3218-770 oppure una mail a venezia@reteveneta.it.
E questa sera torna la grande attualità con Focus in studio con il direttore Luigi Bacialli. A partire dalle 21.05 in prima serata ci saranno Antonella Tocchetto, Mario Conte, Nicola Finco, Jacopo Berti, Bruno Cesaro, Mario Bertolissi e il professor De Riu. È tutto per quanto riguarda questa edizione di TG Venezia Maestri. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro una buona serata. Ci vediamo presto.